Come faranno queste 59 persone a rientrare nella loro abitazione se non ci sarà qualcuno che li aiuterà? Siamo davanti a un edificio che ieri è stato sgomberato. 59 persone sono sfollate perché questo edificio, a causa del terremoto, è inagibile. È stato il terremoto più grosso degli ultimi 100 anni in questa zona. Siamo stati fortunati perché l'epicentro era sul mare. Ma questa mattina ho letto un resoconto vergognoso del Consiglio regionale di ieri. Ma come fa la destra in Consiglio regionale a dire che non abbiamo bisogno di aiuto? Ogni giorno sommiamo danni a patrimonio pubblico, scuole, musei, biblioteche, uffici comunali, a quello privato, come questo palazzo. Come facciamo ad avere un aiuto dello Stato se il Consiglio regionale non chiede lo stato d'emergenza? Lo stato d'emergenza è la precondizione per essere aiutati. E ci sono città come Pesaro, come Fano, come Ancona, come altre città della costa che hanno bisogno di un aiuto. Presidente Acquaroli, faccia il presidente della Regione Marche, non ascolti un consiglio regionale con interventi di irresponsabili che non si rendono conto che non si può discriminare un comune dall'altro in base dal colore politico della giunta che lo governa. Non si può affrontare una fase come questa, tutti i cittadini delle Marche hanno gli stessi diritti e quando c'è una calamità si aiutano i cittadini danneggiati. Su questo terremoto la parte danneggiata è la costa del nord delle Marche. Chiedete lo stato d'emergenza e lavoriamo insieme per ottenere i fondi che servono per mettere a posto gli edifici danneggiati.